Oggi Roccella piange la scomparsa di una grande donna, un altro patrimonio culturale, non solo della nostra comunità, ma di tutta la nostra terra. La signora Sinascali, mamma, nonna, insegnante, scrittrice e poetessa. Una delle menti più illustri di Roccella. Una donna piena di coraggio e di fede. Nessuno di noi può dimenticare il suo impegno nella parrocchia di San Nicolae Xalev e soprattutto il suo zelo nella chiesetta di Sant'Antonio Abate, con la sua grande devozione verso Sant'Antonio e San Pio da Pietralcina. Con il suo sorriso, la sua spontaneità, la sua grande energia e il suo carisma è riuscita sempre a coinvolgere tutti e in particolar modo i giovani nelle sue innumerevoli attività. In una società come la nostra, in cui la new generation sembra distratta dalle tecnologie e dalla menzogna di un mondo in cui purtroppo prevale il disinteresse per la cultura, lei al contrario si è battuta per la sensibilizzazione e la culturalizzazione delle nostre radici e soprattutto del nostro dialetto. Le sue recite, attenzionate da innumerevoli spettatori, non sono state altro che il modo per preservare la bellezza del nostro dialetto, facendo trascorrere a tutti una bella e divertente serata, dimenticando per qualche ora i problemi della vita quotidiana. Recite che hanno abbracciato temi attuali, la mala sanità, il bullismo, l'adolescenza, ma anche recite che hanno raccontato la storia e la bellezza della nostra terra, con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti. Poi, sino santo, in un paese è sto patrone, oh, non solo ben adorato, ma è riccone. E si può permettere per la sua giornata a voglia di fera, spari, chiesa parata. Non godono la festa sui paesani, ma vengono gente di paesi lontani. Pigliate un santo poverello e poco nominato. Resta tuo stipo tutto un po' legionato. Ma in processione viene portato. Beato, si chiama Peppi, Vici, Ciccio, Cola, che tutti ci donano un auguri e ci portano l'ova. Conta ben più nome, tuo santo, scordato. Manco di familiari viene augurato. Certe sante tuo santo calendario manco ci sono, che poveri indane mi aspettano un turno. È dato che tra non amastici non sono festeggiati, fanno buone i mammi che ci mettono i nomi sofisticati.